Oggi ci prepariamo un'insalata di patate. Cominciamo ad immergerle nell'acqua fredda. Aggiungiamo il sale e cuociamo per circa 35 minuti affinché infilzandole con uno stecco non risulteranno morbide. Poi mettiamo nell'acqua a temperatura ambiente e cambiamola spesso fino a che non si saranno raffreddate. E adesso in frigo. Cipolla rossa. Peliamola, sciacquiamola e affettiamola molto sottilmente. Io direi che così è perfetta. Poi prendiamo i pomodorini e scegliamone di dolci e succosi e tagliamoli a pezzettini. Riprendiamo le patate e peliamole. Adesso sono belle fredde, sode e compatte. Togliamo gli eventuali puntini neri con la punta di un coltello e tagliamole delicatamente raccogliendole tutte in una pirofila. Facciamo attenzione a non spezzarle. Aggiungiamo un po' d'olio, mescoliamo e adesso completiamo con le olive, a me piacciono nere e verdi, qualche cappero di insalata, un po' della nostra cipolla, il tonno, i pomodorini. Adesso un po' di origano, un abbondante giro d'olio, un pizzico di sale, mescoliamo tutto insieme e delicatamente e poi e un po' di basilico fresco, non può mancare. E se volete potete aggiungere anche un po' d'aceto, è pronta, non ci resta che assaggiare. È davvero buonissimo. Buon appetito!